Quanto tempo aveva quello? Abbiamo a disposizione anche il veterinario, quindi come dicevo gentilmente l'assessore provinciale, dottor Massimo Gomo, per un saluto alla comunità e ai partecipanti per questa terza manifestazione cinofila qui di Campi Salentina. Non è solo una manifestazione cinofila questa della terza edizione, avremo anche un vero e proprio spettacolo e vi annuncio anche che avremo il grande Buon Fabio, l'inviato di Striscia la Notizia, lo avremo tra poco anche qui sul palco. Sindaco, buonasera, benvenuto in mezzo allo Stato, buonasera per questa terza edizione manifestazione cinofila. Sappiamo che i disagi sono tantissimi, purtroppo i cani hanno creato tanto disagio, ma insomma cercheremo poi comunque di risolvere anche questa situazione. Sì, il disagio era prevedibile, però mi sembra che sia prevalente lo spirito, come dire, dello spirito bello che c'è in questa iniziativa di voler appunto una giornata
giornata dedicata agli amici più fedeli che sono i nostri cani, quindi ciascuno di noi prova affetto per questi animali che sono veramente di una straordinaria mettere le cose in sesto, di cercare di tenere puliti i nostri spazi, quindi io vi auguro veramente di cuore che la manifestazione possa essere una bellissima manifestazione e niente, buon lavoro e buon divertimento a tutti. Grazie. Signori, gentilmente gli applausi, perché oltre agli applausi di esseri umani dobbiamo poi applaudire anche gli animali, i cani che sfileranno tra poco presso la scuola, sfileranno, quindi ci saranno apposti dei giudici che daranno un giudizio, soprattutto che purtroppo era impegnato in altre attività istituzionali, non è potuto essere qui tra noi, ma è una persona che vuole bene ai nostri amici a quattro zampe, che sicuramente se fosse stato lì sarebbe stato più con noi. Un ringraziamento particolare all'associazione tutta, l'associazione Cinofila di Canto, in particolare al suo presidente Antonio Lita, che davvero si è prodigato tanto per far sì che tutto andasse nel verso giusto, e devo dire ci siete riusciti, veramente bravi ragazzi, perché è stato un successo straordinario quello di oggi. È una manifestazione che ormai richiama dappertutto, da tutta la Puglia, gente con gli amici a quattro zampe. Credo che sia davvero una cosa straordinaria che Campi ancora una volta si contraddistingua per questo bellissimo bello incantevole, per cui comunque è andata bene, su questo tutti quanti sicuramente concordiamo e siamo d'accordo. Quindi veramente un ringraziamento per quanto avete fatto e mi auguro insomma che per il proseguo questa manifestazione possa avere ulteriori sviluppi, perché davvero lo merita. Grazie a tutti voi. Grazie, perché veramente tutte le associazioni, soprattutto di volontariato non a scopo di lucro, hanno bisogno veramente del sostegno degli enti pubblici, dell'amministrazione, della provincia e anche in questo caso dell'Unione dei Comuni del Nord Salento. Presidente, noi vogliamo subito inaugurare, diciamo, questa manifestazione, dare il via all'apertura a questa manifestazione con la mascotte Francesco, che accogliamo con un applauso, taglierà i palloncini e voleranno via. Forza Francesco, eccolo qui. Il taglio dei palloncini, la forbice non va, e invece sei incastrato. Va bene, insomma è un bel augurio, anche perché comunque è stato già un successo, perché la manifestazione già si vede che c'è stato un bel successo, affluenza.